Eminenza, c'era comprensibilmente una grande aspettativa per questo suo viaggio in Russia. Con quali sentimenti è tornato in Vaticano? Credo che il bilancio di questo viaggio è un bilancio sostanzialmente positivo e quindi ovviamente i miei sentimenti sono sentimenti di gratitudine al Signore, ecco, per avermi accompagnato durante questi giorni. E abbiamo potuto realizzare il programma che era stato fissato, tenere gli incontri previsti. E devo dire che questi incontri, sia a livello delle autorità civili, sia con il presidente Putin che con il ministro degli esteri Lavrov, e poi con i vertici della gerarchia della Chiesa ortodossa russa, cioè il patriarca Kirill e il metropolita Ilario, sono stati caratterizzati proprio da un clima, diciamo, di cordialità, ecco, di cordialità, e un clima di ascolto, un clima di rispetto. Io li definirei che sono stati incontri significativi e sono stati incontri anche costruttivi, ecco, mi pare di dover mettere l'accento un po' su questa parola, incontri costruttivi. E ovviamente poi c'è stata anche la parte di incontro con la comunità cattolica, ecco. E soprattutto grazie alla conversazione e al dialogo che abbiamo avuto con i vescovi in nunziatura è stato possibile conoscere un po' più da vicino quella che è la realtà, quella che è la vita, la realtà della comunità cattolica in Russia, quelle che sono, diciamo, un po' le sue gioie, no? Le sue speranze, quelle che sono anche le sfide e le difficoltà che si trova ad affrontare, e queste ultime in parte è stato possibile anche rappresentarle, esporle alle autorità. Ne cito una per tutte, il tema della restituzione di alcune chiese, ecco, che erano state confiscate ai tempi del regime comunista e per le quali non è stata ancora provveduta la restituzione, di fronte alle necessità che ha anche la comunità cattolica di avere luoghi di culto adeguati. Quindi direi che alla fine, ecco, per dire una parola, è stato un viaggio utile, è stato un viaggio interessante ed è stato un viaggio costruttivo. Ha già avuto modo di parlare con il Santo Padre del viaggio? Cosa può condividere di ciò che vi siete detti? Sì, naturalmente appena sono tornato ho sentito il Santo Padre per fargli un po' un brevissimo e sintetico resoconto sia dei contenuti che dei risultati del viaggio e naturalmente gli ho trasmesso anche i saluti, ecco, che mi sono stati affidati da tutte le parti che ho incontrato, dall'affetto e la vicinanza della comunità cattolica, dai deferenti saluti delle autorità. Ricordo, ecco, che il presidente Putin, credo che è stato poi anche registrato nella parte pubblica dell'incontro, ha sottolineato proprio il ricordo vivo che mantiene dei suoi incontri con il Papa Francesco nel 2013 e nel 2015 e il fraterno saluto poi anche del patriarca Kirill. Ovviamente il Papa si è compiaciuto, ecco, di queste impressioni, di questi risultati positivi che gli ho trasmesso. Il Papa, come sappiamo, e l'ha ripetuto anche in questa circostanza, è molto molto attento a tutte le occasioni di dialogo che ci possono essere, è molto attento a valorizzare tutte le occasioni di dialogo che ci sono ed è molto contento quando si fanno dei passi in avanti in questa direzione. Quali sono stati i temi principali affrontati nell'incontro con il patriarca Kirill? Direi che fondamentalmente ci si è soffermati un po' su questo nuovo clima, questa nuova atmosfera che regna nei rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica. Ecco, è che questo nuovo clima, questa nuova atmosfera, che
che si è un po' instaurata negli ultimi anni e che naturalmente ha avuto un momento particolarmente significativo e di forte accelerazione anche grazie all'incontro dell'Havana tra il Patriarca e il Papa, e cui poi è seguito questo avvenimento. Veramente ho notato da parte degli interlocutori ortodossi come siano stati colpiti da questa esperienza della visita delle reliquie di San Nicola di Bari a Mosca e a San Pietroburgo, ma nel senso colpiti proprio dalla fede e dalla religiosità del popolo. Ecco, è stato sottolineato anche come molti russi che appartengono alla tradizione ortodossa ma che non frequentano, i non praticanti, diciamo, in questa occasione si sono avvicinati alla Chiesa. È stato veramente un evento grandioso sia per quanto riguarda le dimensioni, si parla di 2,5 milioni appunto di fedeli che hanno visitato le reliquie, sia per quanto anche riguarda l'impatto di fede e di spiritualità che questo avvenimento ha prodotto. Abbiamo passato poi un po' in rassegna appunto quelli che sono stati i passi compiuti e quelli che saranno anche, ecco, che dovrebbero essere i passi da assumere in futuro. Cioè, mi pare che da parte loro, come naturalmente anche da parte nostra, non si voglia esaurire un po', ecco, come dire, le potenzialità che questa nuova fase ha aperto. E la collaborazione può avvenire in vari ambiti, ecco, a vari livelli, dalla collaborazione culturale a quella accademica, a quella umanitaria. Ecco, si è molto anche insistito su questo punto, che le due chiese, di fronte alle tante situazioni di conflitto che esistono nel mondo, possano davvero esercitare un'opera umanitaria incisiva ed efficace. Ecco. Si sono toccati anche, con rispetto e con nello stesso tempo franchezza, anche temi un po' spinosi nelle relazioni delle due chiese, però si è cercato di dare una, come dire, almeno al mio parere, ecco quello che io ho colto, un senso piuttosto positivo, cioè esplorare vie condivise per affrontare e per tentare di avviare a soluzione questi problemi, e naturalmente anche queste vie condivise, queste proposte concrete che sono emerse dovranno essere verificate e possibilmente implementate dopo un adeguato discernimento e approfondimento. La questione ucraina è uno dei temi più delicati nei rapporti tra Santa Sede e Russia. Lei stesso ha visitato l'Ucraina un anno fa. C'è qualche novità dopo questo suo viaggio? Beh, novità perlomeno finora non ce ne sono, forse prematuro pensare a qualche novità. Il Signore, speriamo, farà, come dire, germogliare, fruttificare, se ci sono stati quei semi di bene che abbiamo cercato di seminare. Ecco, però, come è noto, la questione ucraina è una delle questioni di grande preoccupazione per la Santa Sede. Il Papa si è pronunciato varie volte sul tema, no? E era ovvio che non poteva non essere trattato questo tema, non poteva essere dimenticato in quella circostanza. Direi soprattutto nel senso di cercare così di vedere se c'erano alcuni passi, di valutare se c'erano alcuni passi concreti che si potevano fare verso una soluzione duratura e giusta del conflitto. All'interno di quelli che sono gli strumenti attualmente disponibili, che sono praticamente gli accordi raggiunti fra le due parti. Ecco, ed è noto pure che la Santa Sede ha insistito soprattutto sugli aspetti umanitari, a partire dalla grande iniziativa del Papa per l'Ucraina. No? E in questo senso, per esempio, uno dei temi è quello della liberazione dei prigionieri. Ecco, questo è uno dei temi
dell'umanitario che potrebbero veramente essere importanti, per ridare un po' l'impulso a tutto il processo, anche politico, appunto, per uscire da questa situazione di stasi e far avanzare, per esempio, anche il tema della tregua, il tema del cessate il fuoco, il tema delle condizioni di sicurezza sul territorio, il tema anche delle condizioni politiche per poter fare dei progressi nella soluzione globale. E speriamo appunto che questo qualche cosa possa aiutare, ecco, per camminare nella giusta direzione, tenendo conto, quando parliamo di situazioni, di questioni umanitarie, ecco, noi stiamo parlando della gente e stiamo parlando della sofferenza della gente, e credo che è questo che tutti dovrebbero avere in mente, proprio per tentare anche di fare uno sforzo supplementare per andare nella giusta direzione. La stampa ha dato naturalmente molta attenzione al suo incontro a Sochi con Vladimir Putin. Com'è andato il colloquio con il presidente russo? Sì, direi che anche il colloquio con il presidente Putin rientra un po' nella valutazione che ho dato all'inizio. È stato un incontro cordiale, è stato un incontro rispettoso, in cui si sono potuti affrontare tutti i temi che almeno a noi stavano a cuore essere affrontati, come quello per esempio del Medio Oriente, ecco, e della situazione in Siria in particolare. E in questo contesto anche il tema della presenza dei cristiani, ecco, sappiamo che una delle coincidenze che ci sono tra la Russia e la Santa Sede, proprio questo dell'attenzione alla situazione dei cristiani, il tema delle persecuzioni dei cristiani, che tendiamo ad allargare a tutti i gruppi religiosi naturalmente e a tutte le minoranze, cercando di coinvolgere anche i musulmani, come è stato fatto per esempio in quel seminario che si è svolto a Ginevra l'anno scorso. Ecco, quindi il tema poi dell'Ucraina abbiamo già un po' parlato, il tema anche del Venezuela, ho visto che anche la stampa ha riportato alcune dichiarazioni che erano state fatte in questo senso. Ecco, quindi c'è stato davvero, oltre ai temi bilaterali, ne accennavo all'inizio, no? Abbiamo presentato alcune situazioni un po' di difficoltà della comunità cattolica. Io ho cercato soprattutto di dire questo, ecco, questo era il messaggio un po' che volevo trasmettere, e cioè che la Russia, per la sua posizione geografica, per la sua storia, per la sua cultura, per il suo passato, per il suo presente, ha un grande ruolo da giocare nella comunità internazionale, nel mondo, un grande ruolo da giocare, e quindi ha una particolare responsabilità nei confronti della pace. Una particolare, sia il paese che i suoi leaders hanno una grande responsabilità nei confronti della costruzione della pace, e devono veramente sforzarsi di mettere gli interessi superiori della pace al di sopra di tutti gli altri interessi. Da ultimo, oltre agli incontri più significativi, c'è qualche altro momento o aspetto particolare che vuole sottolineare? Sì, c'è stato il bel momento appunto della messa insieme con la comunità cattolica. La cattedrale era gremita di gente ed è stata un po' una sorpresa, perché era un giorno feriale, quindi non ci si aspettava che ci fosse tanta gente, ma credo poi naturalmente a me colpisce sempre la fede e la devozione di questa gente, come partecipano alla messa. Con quale attenzione, con quale riverenza, con quale silenzio, eccetera, non sono lì presenti. E credo che sono venuti soprattutto per esprimere il loro attaccamento al Papa, ecco, e la loro, come dire, il fatto di essere membri della Chiesa universale, no? Quindi quello è stato un bel momento. Un altro bel momento è stata abbiamo fatto una breve visita alle suore di Madre Teresa che lavorano a Mosca, abbiamo potuto incontrare e salutare tutte le persone che assistono, anche lì un grande affetto nei confronti del Papa è stato manifestato. E poi, ecco, l'ultima cosa che vorrei ricordare, mi ha molto impressionato la,
La visita che abbiamo fatto una sera alla cattedrale di Cristo Salvatore, sapete, la cattedrale ortodossa di Mosca, cattedrale che era stata fatta saltare in aria durante il regime comunista, e quindi è stato anche un momento per ricordare questa storia dolorosissima, ecco, dell'epoca in cui si voleva sradicare completamente la fede dal cuore dei credenti ed eliminare ogni segno della presenza di Dio e della Chiesa in quella terra, cosa che non è riuscita, perché Dio è più grande dei progetti degli uomini.